Una delle due storiche ciminiere della centrale Enel di Vado Ligure, visibili persino da Genova, potrebbe essere presto demolita. Lo hanno chiesto i sindaci di Quiliano e di Vado Ligure insieme al presidente della provincia. Questo perché i termini dell'accordo precedentemente sottoscritto con la società elettrica prevedeva l'ambientalizzazione dei gruppi 1 e 2 entro il prossimo 30 aprile e di quelli 3 e 4 entro il 20 aprile del 2001. Una delle due ciminiere, quindi, non avrebbe più motivo di esistere perché i gruppi non funzioneranno mai più a carbone, ma soltanto con un combustibile a basso tenore di zolfo che potrà essere utilizzato soltanto dopo che l'Interpower, la società che gestisce la centrale, presenterà una richiesta al Ministero dell'Ambiente. Per ora, comunque, ricorda il sindaco di Quiliano Nicola Esetta, che non ci sarà mai più alcuna richiesta in questo senso e la centrale continuerà a lavorare a regime ridotto. Isetta rassicura comunque nelle sue affermazioni da eventuali rischi concreti all'uomo dalle emissioni in atmosfera di gas nocivi derivanti dalla centrale Enel. Ora il nostro compito è quello di definire, anche sul piano giuridico, ciò che abbiamo già stabilito sul piano sostanziale. Interpower è in ritardo rispetto alle scadenze preventivamente stabilite e difficilmente riuscirà a mettersi in regola entro il 30 aprile. Quindi, se la logica ha un senso, se i gruppi in questione fossero ancora in attività dopo il 30 aprile, sarebbero cassati per sempre.